Ecco qua. Buongiorno. Nell'ultima creaturina di queste qui ho fatto questa variante. Per non usare i galletti, ho fatto questa variante in legno. Eccola qua. Oggi andiamo a fare questa prima che ho fatto, ne andiamo a fare altre utilizzando questa stecca di legno che ho d'avanzo. E per fare queste, che cosa si fanno? Si fanno due dischi e in mezzo ci si mette uno di questi cosi qua che si chiamano ragni. Si pianta nel legno, lo vedete da qua. Ora dovremo fare due dischi praticamente. Io con la scusa ne farò chiaramente più di uno, ma prima di fare i dischi però bisogna fare, quando andiamo a tracciare, una svasatura per far sì che questo scompaia nel legno, che sennò fa spessore. E quindi una metà dei dischi che andremo a fare li faremo con appunto con una svasatura che permetta l'alloggiamento di questa del ragno e faccia sparire lo spessore della lamiera. Procediamo. Ecco qua. La svasatura la faremo con una di queste punte qua, che ci farà anche da il segno per il buco che andremo a fare successivamente. Andremo avanti con lui. Successivamente faremo dei buchi con questa segattazza. È la massima misura che posso utilizzare qui. Se avessi potuto farla leggermente più grossa, questo giro l'avrei fatta anche più grossa. Verranno più grandi di questi qui. Io per fortuna ho già il residuo di un taglio e lo userò per fare le tracce e i centri. Così cercherò di farne il più possibile. Ecco qua, sei così
così e sei cos'ha questo ciavano. Praticamente andremo a inserire i ragnetti qui con un colpo di martello, li metteremo dentro. Prima però andiamo a verificare se ci siamo. Carteggiatura. Ci vediamo tra un po'. Dopo la carteggiatura prendiamo quelli che non hanno la svasatura e ci andiamo a mettere questo qui. Utilizziamo uno di questi come base. E voilà. Poi dopo ci va uno di questi e si chiude come un biscotto e qui abbiamo già rovinato uno, vedete? Bene. Per fortuna c'è uno di scorta. Allora, correggiamo il tiro, ho fatto una prova prima di... L'ho inumidito perché il legno evidentemente era troppo secco in questo caso e utilizzo la morsa come inseritore. Con molta cautela. Ecco qua. Uno di questi, ecco la chiusura, c'è. Proseguiamo con gli altri. Ecco qui, i due lati del guscio. Non è questa, non è questa, funziona. Bisogna provarli prima. Va bene. Questo pure. Questo anche. E quest'altro anche. Ora bisogna semplicemente incollarli. Adesso ne incolliamo uno per prova. E lo mettiamo direttamente a chiudersi nella morsa, molto semplice, così. Ecco qua. E questo lo andiamo a chiudere nella morsa. Così faremo per tutti gli altri. Oh, uno l'ho messo sulla morsa, gli altri li ho messi su questo perno filettato. L'uno stringe l'altro praticamente e li andiamo già, mentre stanno praticamente sono sotto pressione, li andiamo già a inserire qui. Perché questo lo andremo a utilizzare, sono tutti distanziati da una rondella, che sennò si incollerebbero tra di loro, ma la rondella ci permetterà anche, quando saranno asciutti, quindi diciamo domani, la rondella ci permetterà di inserire direttamente la lima per potergli fare un bel bordicino e con la raspa andremo a
stornirli e poi carteggiarli con la carta vetrata. Questo al giro di domani.